Ascoltate bene, Dio lavora attraverso eventi non programmabili. Quel per caso, ma per caso mi è successo questo, per caso ho incontrato questa persona, per caso ho visto questo film. E non era programmato, ma Dio lavora attraverso eventi non programmabili e anche nei contrattempi. Ma io dovevo fare una passeggiata e ho avuto un problema al piede, non posso... Contrattempo, cosa ti dice Dio? Cosa ti dice la vita lì? Lo abbiamo visto anche in un brano del Vangelo di Matteo. Un uomo che sta arando un campo si imbatte casualmente in un tesoro sotterrato. Una situazione del tutto inattesa, ma ciò che è importante è che lo riconosce come un colpo di fortuna della sua vita e decide di conseguenza vende tutto e compra quel campo. Un consiglio che vi do, state attento alle cose inattese. Questo che dice, ma questo per caso io non lo aspettavo. Lì ti sta parlando la vita, ti sta parlando il Signore o ti ha parlato il diavolo, qualcuno. Ma c'è una cosa da discernere. Come reagisco io frente alle cose inattese? Ma io ero tanto tranquilla a casa e pum pum e viene la suocera. E tu come reagisci con la suocera? È amore o è altra cosa dentro? E fa un discernimento. Io stavo lavorando in un ufficio bene e viene un compagno a dirmi che ha bisogno di soldi per qua, e tu come sei reagito? Vedere cosa succede quando viviamo cose che non aspettiamo e lì impassiamo a conoscere il nostro cuore come si muove. Il discernimento è l'aiuto a riconoscere i segnali con i quali il Signore si fa incontrare nelle situazioni impreviste, perfino spiacevoli, come fu per Ignazio la ferita della gamba. Da esse può nascere un incontro che cambia la vita per sempre, come il caso di Ignazio. O può nascere una cosa che ti fa migliorare nel cammino o peggiorare, non so, ma stare attenti. E il filo più conduttore, più bello, è le cose inattese. Come mi muovo io frente a quello? Che il Signore ci aiuti a sentire il nostro cuore e a vedere quando è Lui che attua e quando non è Lui o altra cosa. Grazie.